Aspetta, chiamiamo anche Garcia. Così permesso che lui. C'è un attimo. Garcia, venga, per piacere. Aspettiamo che sia. Eccomi qua. Padre, senta un po' cosa c'è. Una cosa importante. Chi è questo signore? Buonasera. Enigma. Si chiama Enigma. Come si chiama? Enigma. È Enigma. L'hacker che ha trovato sì. In due secondi il civico del nostro ragazzo. Sì. Ah. Enigma, posso chiederti di vedere il tuo volto? Quello che succede qui dentro rimane qui dentro. Beh... Diciamo che... Puoi stare tranquillo. Poi potrei fare un'eccezione. Ma no, guarda che ragazzo giovane. Sono sempre quelli più in gamba, quelli giovani d'età, con i computer e queste cose. Quindi Enigma, dimmi un po'. Sei un hacker a quanto pare. Sì. Che sai fare? Che so fare? Beh... Ti posso dire che già ho fatto evadere le persone di prigione. Riesco a contattare i telefoni. Un po' di cose. Mi serve solo il giusto tempo. Ma come sei arrivato a noi? Diciamo mio padre... L'ultima persona che ha visto è stata Moleno. Sì, purtroppo io ho conosciuto suo padre, che era un chi amico era di padre? Ciro. Suna, era un amico di Ciro, il ragazzo, il mio cugino. Sì. Hai detto che sai far evadere le persone, ma in che maniera? Cioè, qual è il tuo modus operandi di fare le cose? Beh, la testa, fratello. Ma lavori con qualcuno o sei un lupo solitario? Lavoro per, come dire, il mio gruppo. Che però qui in questa città non è presente. Sono l'unico esponente al momento. E hai accordi con qualcuno oppure lavori per diciamo te stesso? Che per una questione di sangue, Cilo e tutti gli altri sono, come dire, un collegamento. I Kong, ne hai sentito parlare? No. Beh, sono persone che penso vi possono far comodo, ecco, sono persone preparate, sono già venuti qua. E dimmi un po', cosa vorresti fare con noi? Vuoi venire a vivere qui? Vuoi avere un ruolo? Allora, lo Sgordos? Io, diciamo, lavoro un po' perché mi offre qualcosa, ok? Però io ho degli obiettivi in città in generale. Proprio perché tu devi sapere che mio padre mi ha sempre disprezzato. Io sono arrivato in questa città per dimostrargli le mie capacità. Quindi posso fare dei lavoretti, ecco, per voi. Quindi vuoi lavorare e basta, vuoi essere un freelancer? Non cerchi una comunità dove stare? Sì. Sì, per il momento freelancer. Poi il futuro vedrò. Noi dell'intelligence ne abbiamo bisogno di un ragazzo così comunque. Però infatti... non mi convince questa cosa del freelancer. Perché non valuti l'idea di diventare a tutti gli effetti un cittadino di Los Gordos. Avresti le spalle coperte sotto ogni punto di vista e potresti lavorare tranquillamente qui. Senza rischi. Però qui... Come faccio a conoscere le persone con le mie capacità? Beh, nessuno ti vieta di andare in giro in città. Ti stiamo chiedendo di diventare un cittadino di Los Gordos, quindi uno che lavora per noi. Io posso tranquillamente lavorare per voi, questo non lo metto in dubbio. E chi ci dice che domani non lavorerai per altri? No. Io non lavoro per nessuno fisso. No, anche non fisso, magari viene uno e ti paga per fare qualcosa contro di noi. No. Vabbè, questo no. Assolutamente. Io, diciamo, sono un po' per la giustizia. E da come mi hanno parlato in generale di questa comunità, di questo stato, posso dire che... Come dire? Mi piace la libertà che c'è qui, rispetto al governo che c'è a Glau. Lì sei costretto
a dover uccidere, a dover fare le cose illegali, ecco, per vivere. Non puoi vivere in pace. Signora Ligua, può proporre quello che ha proposto prima Bea al sultano? Allora, i ragazzi qui mi hanno detto che voi cercate il mercato nero, vero? Sì. Ma io posso trovare, come dire, un modo astuto per organizzare un incontro con loro. Però, mi dovete assicurare che le persone che vi porteranno a fare questa cosa siano protette. Scusami, se tu hai la capacità di rintracciare i numeri di telefono, che serve organizzare un incontro? Gli diamo il numero di telefono e ci dici dove sta, a fine, no? Però tu devi sapere, Mercato Nero aveva l'applicativo segreto. Aspetti un attimo che il telefono mi dà problemi, aspetta. Che serve organizzare un incontro? Gli diamo il numero di telefono e ci dici dove sta, a fine, no? Però tu devi sapere, Mercato Nero aveva l'applicativo segreto. Aspetti un attimo che il telefono mi dà problemi, aspetta. Beh, ma hanno un numero di telefono come gli altri, comunque. Sì, però, come dire, sapete benissimo che sono irrilevabili. Non credo. Hanno dei numeri che sono normali. L'unico modo è l'applicativo. E io posso trovare il modo, ecco. Come stai? Rimane in me sempre il solito dubbio. Chi mi dice che questo discorso che stai facendo a noi non l'abbia già fatto, lo farai al mercato nero? E ti venderai al miglior offerente? Assolutamente no. Ti posso dare la mia parola di onore. Io l'importante è che non sia vincolato. Beh, nel momento in cui non vuoi un vincolo, ti stai mettendo proprio nella posizione di poter fare quello che mi spaventa, capisci? Allora, io non ho questa potenza di mettermi contro uno Stato. Non posso assolutamente. E io, di certo, non vado a cercare persone per lavorare. Questo, diciamo, è un segno del destino. E il destino mi ha portato qui. Diciamo che questa cosa con il mercato nero va organizzata. Mi piacerebbe sapere in realtà tutte le tue competenze. Cosa sei in grado di fare, così da, capito, darci anche un più una vasta scelta delle cose che possiamo chiederti. Fin dove si spingono le tue competenze? Questo che ti stiamo chiedendo. Io posso liberare persone in prigione, riesco ad aprire le prigioni, riesco a decifrare i codici, riesco a decifrare le banche. Ma... Allora, liberare le persone in prigione, in che senso? Cosa fai, scusami, fisicamente tu? Apro le porte. Riesci ad aprire, riesci ad aprire le porte di un bunker? Quello è già un po' più difficile, dipende, devo lavorare. Devo andare lì. Se andiamo lì e visualizzi, quanto tempo ci metti per farci entrare? Allora, ci fai entrare nel bunker. Jagel. Sì. Ok. Spesso devono muoversi proprio dove stanno chelando, ok? Ti porto lì. Devi usare astuzia, intelligenza e devi trovare il momento giusto per fare la cosa. Ok, ma la mia domanda è... Tu mi puoi anche portare lì, mi fai vedere la zona e poi io ti dico. Ok. Però quindi ci riusciresti? Io ti dico, la cosa prioritaria che tu puoi fare adesso è provare a tracciare il numero di questa persona, visto che a quanto pare lo sai fare, hai tracciato il numero di uno dei nostri, o sbaglio, Giorgio? Sì, avrei detto questo, ok. Domani, se sai fare questa cosa, ti pagheremo. Traccio il numero che ti abbiamo dato... più volte al giorno, cerca di vedere se certe posizioni combaciano. Quando trovi delle posizioni che combaciano in diverse fasce d'orario, vuol dire che probabilmente quella è casa sua o un punto dove sta, ok? Se vediamo che tutto ciò funziona e ha un senso, visto che noi comunque abbiamo già delle posizioni, quindi sarebbe una conferma in realtà, possiamo pensare di organizzarci per andare più, insomma, essere più attivi e fare qualcosa di concreto.
Ma l'idea di fare un incontro programmato, mi dispiace dirtelo, ma non serve a granché. Va bene, ci posso lavorare. Però in quanto, come dire, alla vostra paura, ok, in un certo senso, che mi possa rivoltare contro di voi, questa cosa non è possibile, perché Cilo è il cugino di Moleno, io non voglio mai fare del male alla mia famiglia. Bene. Ci fideremo allora. Quindi se per voi non è un problema, io adesso ho dei compitini da fare. Va bene, ci aggiorniamo domani allora. Okay. Va bene. Va bene, okay. Fammi sapere il numero, ce l'hai. Ah, Immo, puoi venire un attimo qua, così parliamo un attimo con il sultano. Sultano, così almeno... Sì. Ma ad ogni modo... Ripeto, mi sembra uno che parla, anche, cioè non parla che parla in giro, che parla anzi, so, un po' un chiacchierone. Sì, che dice cose, ma... Cioè, se sei un hacker... Bisogna vedere a fatti. È la tua massima... Ha girato molto intorno alla storia del bunker, ci vuole astuzia, intelligenza, cazzo di aprire un bunker. No, ma più che altro, se ti chiedo di prendere quel tipo, no? Sei un hacker, ma veramente la migliore idea che ti viene in mente è quella di organizzare un ordine... Non avete fatto voi la stessa roba, letteralmente? Esatto, cioè, c'è un database... Un applicativo criptato, basta chiamarli e fare un ordine, non serve criptare un cazzo, cioè. però posso entrare nell'applicativo, infatti, e vedere cosa si scrivono e cose varie, potrebbe essere interessante. Sì, secondo voi puoi entrare nell'applicativo e leggere cosa scrivono? Sì. È Anonymous. Infatti non a caso ha parlato di fare un ordine, non di entrare e leggere quello che scrivono. Vabbè, vediamo se domani facciamo caso che lo Masterone per l'anno. Come gentilissimo. Per domani? Sì. Con questo tipo? Sì. Io gliel'ho detto, deve tracciare la posizione del tipo. Se lo traccia, che schifo. Allora, noi non abbiamo detto qual è il civico di casa di questo freddo, no? Quindi se domani ci fa avere una lista di civici, e in questi civici c'è anche uno dei tre punti che noi conosciamo, vuol dire che non è uno che parla a caso. Okay. E a quel punto possiamo cercare di sfruttare il suo potere per andarlo a catturare realmente in un momento qualunque. Ci facciamo dire dove si trova, andiamo e lo prendiamo, fine. Cioè, senza giusto, stare a... Quindi c'è bisogno di una squadra, giusto? Aspetta, non correre troppo. Prima vediamo se è in grado di fare ste robe. No, per capire poi domani se devo organizzare... Sì. Io non ho nessun problema. Diciamo che al momento opportuno servirà una squadra per andare a prendere... Okay. Questo freddo lo ammazziamo, ragazzi, cioè non c'è da girarci intorno, no, cioè. No, infatti... guarda, dopo quello che ha fatto stasera, cioè, dopo stasera tanto se non lo ammazzo, se non è già morto per i bombardamenti, personalmente credo sia morto, anche perché se non avete tanti di quei proiettili e bazucate o altro, che è un supereroe se è ancora vivo, però dai, non si sa mai.